Mi trovo ad Alfano Province di Salerno, in località Veggiano, in occasione della prima edizione della rivocazione storica La Passione del Grano organizzato da Inside Cilento e il Monte Frumentario. Tante sono le persone accorse qui per questo, eh, questa rivocazione, quindi andiamo a scoprire questo nuovo appuntamento che nasce nell'estate cilentana 2020. Mm -hmm. La sostanza che cosa abbiamo fatto vedere oggi? Nel giorno della mietitura, eh, visto e considerato che i mietitori sostanzialmente andavano contro natura, tra virgolette, perché andavano a creare quel vuoto vegetale che di solito è prerogativa del, eh, della natura, eh, cercavano di scusarsi tra virgolette, con il grano dicendo che non erano lì per tagliare il grano ma per cercare questo capro quindi questo animale mitologico che all'interno del campo danneggiava il, il raccolto stesso e quindi con la scusa di cacciare il capro sostanzialmente mietevano il, il grano ma oggi abbiamo avuto il piacere di avere qui tanti, tante memorie storiche del nostro territorio come Carlo come Antonio come Angelo e come Giovanni che tra l'altro hanno mostrato anche a noi più giovani come si miete il grano a mano, poi naturalmente ci affidiamo anche ai mezzi meccanici perché appunto non vogliamo che questi riti diventino pure agoleardia come spesso tra l'altro dice anche Antonio di, eh, di Caselle ma vogliamo che diventino una vera possibilità di lavoro ed economia per il nostro territorio. Noi abbiamo piantato soltanto il grano ma siamo, siamo entrati in un percorso molto più articolato, un percorso che è iniziato 15 anni fa con Antonio Pellegrino e che è quello di una Rivalorizzazione del territorio attraverso delle pratiche di verità. Questo cosa significa? Significa recuperare il nostro patrimonio gastronomico, culturale, storico. Per questo la revocazione storica, per questo questo grano. Un grano che dunque sia vicino a quello che è il territorio. Molte volte magari è qui. Mi rifaccio alle parole di forti di Antonio che uso spesso. E noi abbiamo fatto un recupero della, del valore soltanto sotto un profilo folcloristico: nel senso, abbiamo fatto pure le sagre dei Cavatieddi. Ma poi non si coltiva grano in Cilento. Oppure siamo il grano canadese. Questa non è una pratica di verità. Le pratiche di verità: un territorio recupera la sua validità nel momento in cui mette in atto delle pratiche di verità. Questa era una rievocazione di un qualcosa che eh, diciamo, era presente nella letteratura antropologica. E che ci restituisce un pezzo di storia di, di questi territori, una dimensione di relazione, di evocazione. Però era importante farlo a, qua al Fano, sotto la Rupe di Sanleo, il Centaurino, questo è stato il granaio almeno per due millenni e mezzo delle, delle popolazioni che hanno vissuto su questi territori. Quindi è un valore altamente simbolico la voglia di legarsi e di mettere radici, e credo che oggi quella suggestione in qualche modo ci sia stata, no? una radice che non è solo comunicativa, ma che diventa alimento, verità, cibo. Eh, la cosa fondamentale è appunto questa, ritornare a fare il grano sulle nostre colline, sulle nostre montagne, ritornare a mangiarlo in una dimensione non solo di valorizzazione, ma una dimensione di, vari, di verità. Fin da quando lei ha iniziato a mettere il grano? Avevo 14 anni. Oggi non si fa più perché ormai nel grano se ne metti poco. Allora non conviene perché il terreno non è adatto e eh? allora le persone sono emigrate. Eh. Cosa ne pensate di questi giovani che si sono avvicinati alla passione del grano? Magari facessero quello che devono fare, perché, ma il giovane non rende oggi, la campagna non rende. Allora... I giovani non si possono fermare qua. Fare cutima, che è un, è un termine che noi utilizziamo, vuol dire poi permettere a qualcos'altro di nascere. E qui siamo un tiro di schioppo da Casella in Vittori. È l'influenza di quella bellissima idea che è iniziata 15 anni fa, comincia a ridondare un po' nelle nelle valli e quindi anche qui è arrivato il grano e insomma le feste che sono legate al grano. Noi siamo gemellati con, con Casella e Corrione Forge e Marded, Carlo con Pandanella. Con la Pandanetta. Con Rofrano, quindi diciamo da mietitori, tra virgolette, esperti, almeno io poi Carlo esperto veramente, siamo venuti per questa bellissima manifestazione che speriamo possa crescere nel, nel breve periodo. Però non ti deve fermare qui, giusto Carlo? Assolutamente, credo che questo sia una, eh, un segno da portare ai ragazzi che vengono dopo di noi perché è necessario eh, lavorare la terra e cercare di, di, di produrre e non di comprare tutti questi, questi prodotti che arrivano dalle multinazionali. Canta lo Riscignuolo la mattina, canta la calandretta in coppa la spina. La Rinne netta, canta quannavola, canta lo Pizzifierre la pernice. Lo Zappaturo, canta a cigne e arte, cantano, vaggeranno per ogni parte. La Pastoretta, canta in talo grano, che ogni ricchezza la terra bene. Grazie.